Va bene, signori. Abbiamo 10 minuti per chiacchierarcela, Regaz. Come stiamo? Tutto bene? Hola e benvenuti al mio terribile gameplay di Pokémon Perla Splendente. Per fare qualcosa di diverso ho deciso di aggiungere tre regole molto semplici. Numero 1, potrò utilizzare soltanto il primo Pokémon che incontro in ciascun percorso, doppioni esclusi ovviamente. Numero 2, gli oggetti in battaglia sono assolutamente vietati. E infine numero 3, le battaglie si giocheranno in set mode. Il resto è tutto quanto piuttosto normale se non per il fatto che è stato giocato da una persona con un QI di... tipo 5. Tra parentesi, il remake di Perla lo sto giocando in live sul mio canale Twitch, dove potete trovarmi in live tutti i giorni tranne la domenica. Trovate il link in descrizione e nel commento pinnato in alto. Fatemi sapere se volete vedere il proseguimento di questa serie. E ora cominciamo davvero. Ciao, felice di conoscerti. Ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Ehi, Rowan, ma che baffone imponente. E anche le basette importanti. Noi esseri umani viviamo fianco a fianco con i nostri amici Pokémon. A volte sono per noi compagni di gioco, a volte preziosi collaboratori. A volte... cibo. Ah, e andiamo con la biondina. A casaccio, proprio. Come ti chiami? Scegliamo un nome gender neutral. Mi piace come idea, Lisa. Guadalupe. Vada per Guadalupe. E questo invece è un tuo amico, giusto? Come si chiama? Hai detto senza nome? Si chiama così il tuo amico? Sì! Alla prossima, stessa ora, stesso canale. LOL, la TV. Chi cazzo la guarda più la TV nel 2021? LUL. Chi cazzo è l'animale che ha disegnato questa stanza? Perché hai la scrivania tutta quanta schiacciata contro l'angolo, hai il letto posizionato qua, che guarda verso la parete con la testa che dà alle scale. È un animale chiunque abbia disegnato questa stanza. Licenziate immediatamente l'interior designer. La tecnologia moderna è incredibile. Si può giocare con persone di tutto il mondo senza fili. Bro, non vorrei dirtelo. Mi sa che sei rimasto fermo al 2006. L'omino qua accanto a noi è andato in coma nel 2006 e si è risvegliato oggi ed è sorpreso all'idea di vedere... Madò. Però potevano cambiarglielo almeno, che ne so, il dialogo. Ho capito che voleva essere una riproduzione fedele, ma così è un po' troppo fedele. Andiamo al lago, ti aspetto giù in strada. Se vi dà ti rifilo una multa salatissima di 10 milioni di poche dollari. Ma figa, non potevi dargli un gancio destro e stenderlo? Sarebbe stato tutto molto più divertente. Ma no, ma cos'è questo teleport incredibile affinché senza nome possa sempre starci alle spalle? Ma dai! È felice di essere tornato a Sinnoh? No. Sono tornato soltanto perché mi aveva sgamato il fisco e dovevo un botto di tasse allo Stato. Scusate, fuori dal cazzo. Scusate, fuori dal cazzo! Un po' bipolare. Che facevano quei due? Stavano guardando il lago? Guadalupe, andiamo a vedere. Che c'è? Avrei paura dell'erba alta. Pussi! L'hanno dimenticata qui, che facciamo? Apri, ruba i soldi, lancia la valigia in mare e scappa. È giunto il momento di scegliere lo starter. Per tutti coloro che mi seguono da una vita, probabilmente sarà anche facile capire quale sarà lo starter che sceglierò, ma per tutti coloro che non lo sanno, le tartarughe sono i miei animali preferiti. I Pokémon di tipo erba sono tra quelli che mi piacciono di più in tutto quanto il franchise. Fate uno più uno, andremo a prendere Tartwig. Ah, cazzo. In realtà volevo dire Piplup, quindi ho cannato la gag. Ho cannato la gag. Sono lo streamer peggiore di Twitch Italia. Bellini gli scenari. Oh, vedete. Sono contento che gli abbiano dato un sacco di dettaglio e di attenzione e cura, a differenza di quanto era avvenuto con Spada e Scudo, dove erano piuttosto blandi. Però allo stesso tempo mi viene da pensare che qui siamo in riva a un lago. E il lago manco si vede. Cazzo, tra un po' lo faranno esplodere. Che poi tra l'altro ho appena pensato, come minchia fai a far esplodere così tanta dinamite da prosciugare un intero lago? Non ha il minimo senso. Paglio quel vecchio ci osserva. Ti chiedi anche perché gli hai ciulato i Pokémon che erano nella sua valigia? E mo ti chiedi perché ti stia osservando. Lucas mi ha detto che avete preso i nostri Pokémon. Fatemi vedere per favore. E datemi anche i vostri portafogli e cellulari. Ciao mamma. Ma è incazzata perché sono andata nell'erba alta, vero? Non ci posso credere, Guadalupe. Oh, un Pokémon, state proprio bene insieme. Ah, a proposito di Pokémon, è vero, fatemelo vedere. È molto ostinato, mangia di tutto. Cazzo, mi descrive alla perfezione. Testone come la merda e ingordo. Bravo, visto, è il Pokémon giusto, lo sapevo. Ora che il Pokémon è tuo, vuoi dargli un soprannome? È certo che gli diamo un soprannome. Io ve lo dico, volevo chiamarlo Vincenzino. Con questo Pokédex potresti raccogliere informazioni sui Pokémon di Sinnoh. Ti va di darmi una mano? Dipende, quant'è lo stipendio?
come dice? Tirocinio gratuito perché non ha soldi da sganciare dato che deve tutto quanto al fisco? No, allora mi spiace ma no. Wow, il professor Rowan ti ha chiesto di fare una cosa davvero importante. Ma sì, dai tesoro, fallo. La mamma fa il tipo per te. Basta che ti togli dal cazzo, così papà nella città qua accanto può venire qua e trapanarmi ogni volta che vuole. Conosco i miei combusken. Ah, che ridere, vero? Dovrebbe essere conosco i miei polli, ma siccome siamo in un mondo Pokémon e combusken è un pollo, dice conosco i miei combusken. Fuori dal cazzo. È proprio l'outfit perfetto. La sciarpa e il cappellino per le zone fredde e la manica corta per le zone calde. Ah, funziona proprio così la vita. Ah, ma è vero, giustamente, dimenticavo. Torniamo indietro, andiamo al percorso 201 e vediamo chi sarà la nostra prima cattura. Rullo di tamburi. Oh! È lui o non è lui? Certo che è lui! Il nostro god, l'unico vero dio della regione di Sinnoh, non Arceus. Bidoof! Che cosa bella. Che cosa meravigliosa. Bellissimo Rodolfo. Vada per Rodolfo, allora. Tecnicamente possiamo fare un'altra cattura al Lago Verità, quindi quasi quasi torno indietro. C'è qualche Pokémon interessante qui? Beh, non poteva mancare uno Starly, giustamente. Due, tre. E signore, abbiamo catturato anche lo Starly. E vai! Lo starter pack di Sinnoh è stato ufficialmente completato. E signori, invece questa Starly come la chiamiamo? Abbiamo Vincenzino, abbiamo Rodolfo. Cinzia! Bello Cinzia! Vi prego, datemi un Cricketot. Vi prego, non voglio Shinx. Perché mi odi percorso 202? E vai, abbiamo catturato Shinx. Ok, ci sta. Vada per Alberto. Comunque vedo che tutti quanti stanno salendo di livello molto velocemente. E la cosa un po' mi spaventa. Dico tranquillamente che ho fatto bene a decidere di evitare gli scontri con i selvatici e a concentrarmi unicamente sugli allenatori. Altrimenti, ciao, arriviamo sempre troppo overlivellati ed è un peccato. Così ce la giochiamo con un pochettino più di gusto. Hello, Lucas! Come stai? Ti consideri un'allenatrice di Pokémon, ma non hai ancora il Pokécron. Zio, non attaccarmi bottone come quelli che in giro per Bologna mi fermano per chiedermi, ma... Scusa, vuoi fare una firma contro le droghe? La mia risposta è sempre costantemente, ma io non sono mica contro. Per ricevere un Pokécron in omaggio non devi fare altro che trovare tre clown a Giubilopoli. Se li trovi, avrai in regalo un Pokécron. Ok. Il primo pagliaccio... è questa ragazzina qui. Ah, è un ragazzino. Tiragli un calcio sulla nuca. Un calcio sulla nuca. E va bene, signori. Percorso 203 dove... Ciao, mi ero dimenticato di te senza nome, scusami. Ora dovremo lottare. Battaglia entusiasmante incoming. Mamma mia. Lo vedete l'hype di questa battaglia in cui gli aprirò il culissimo? Ripperotti Barry. Barry, pardon, volevo dire senza nome. Ma che succede? Mi stai forse dicendo che ho perso? Sì, senza nome, sei un... pessimo. Le cose cambieranno, questa è l'ultima volta che perdi. Coglione. Vai, vai, vai ad allenarti, Pirletta. Oh, fucking shit. Abra. Che spero non faccia teletrasporto. Altrimenti da sto percorso mi balza la cattura. Rullo di tamburi, incrociamo le dita. Oh, uno. Due. Tre. Preso. E vai, un Pokémon inutile che non può evolversi in Alakazam. Guarda che squadra di scappati di casa che c'ho, mamma mia. Ma che bellino. Ecco, Zubat, se mi capitasse lo prenderei volentieri. Zubat a me piace un botto come Pokémon. Soprattutto quando si evolve. Crobat è bellissimo. Quindi se mi beccassi uno Zubat non sarei soltanto che felice. E signori, eccoci nel varco di Mineropoli dove questo omone che cosa ci vuole dire slash dare? Oh, ma guarda, hai un Pokécron, non hai ancora molta esperienza come allenatrice, vero? Non fa niente di importante che anche tu ami Pokémon, ti voglio fare un regalo, eccoti delle belle MT. Che cos'è? Spaccaroccia? Ah, è Spaccaroccia un MT, non è un MN? Ah, ok. Praticamente, allora, le MN sono delle normali MT rimpiazzabili. Aspettate, questa è la cave Mineropoli e posso catturare qualcuno, vero? Sembra che appaia nessuno, però. Ah, minchia, ci ha messo un po'. Ad apparire. Sono proprio io rasato. Geoduddo. Va che bellezza. Dai, Geoduddo. Uno. Due. Tre.
difesa aumentata, difesa speciale diminuita. Ma sai che non mi dispiace? Sai che non mi dispiace? Tra l'altro protegge pure i Pokémon dai contraccolpi. Sai che non sei male? E fiacca all'anti-knockback. È letteralmente un Chonmk. Siduk! Madonna, quanto è grosso! My duck is big, my duck is very big. Mi scusi, però non le sembra poco opportuno portare sua figlia al lavoro in mezzo a una miniera e soprattutto non darle neanche un caschetto o un outfit adatto alla... Cioè, è qui con un vestitino e delle scarpette che se inciampa muore. Quindi, per favore, un caschetto almeno. Le mie preghiere, le mie ricreste... Le mie ricreste? Vabbè. Magari potessi farmi più di una cresta. Due, tre... E vai! Zubat è stato catturato. Splendori, suggeritemi un nome per Zubat. Ugo. No, corrotto, c'hai ragione. Ugo è perfetto come nome. Natura modesta. Gli alza l'attacco speciale e gli abbassa l'attacco. Credo sia pessima come cosa. E riesci a ottenere la medaglia della palestra che c'è qui in città, riuscirai a farlo anche tu. Chiaramente, per vincere la medaglia devi battere il capo palestra, cioè me. Pippo Run. Ti rendi conto che non è il modo in cui le persone socializzano e interagiscono con gli altri esseri umani? La gente è strana in sto gioco. In quanto capo palestra, il mio compito è quello di valutare il tuo potenziale di allenatrice. Zio, è inutile che parli tanto, ti apro il culo. Ah, mi piace che poi il mio PG però non abbia uno schermo di caricamento alla battaglia, soltanto lui ce l'ha. Ok, lui dovrebbe avere un Geodude, un Cranidos e un Onix, vero? Dai, giù di foglie lama. Onix cade, rimane giusto Cranidos che... Well, direi che è un po' fottuto. Pensi di poter sconfiggere il prossimo Pokémon come hai fatto con gli altri? Sì. Esattamente come con gli altri, in circa due colpi. Avrà anche l'abilità rompiforma, ma... L'abilità rompicoglioni non te la toglie nessuno. Aia! Vincenzino! Ok, questo potrebbe essere un po' un problema. Che salta sul... ma che palle! Vabbè, è stato bello. Grazie doppio team, molto utile. Vabbè che avevo fulmisguardo e con fulmisguardo è giusto che ci muoia, però. TR del futuro, taglia tutto. Questa cosa non si deve vedere, ok? Ah, visto, vi è piaciuto. Ah, lo scherzo, la burla. Ok, quindi prima di affrontare il capo palestra, alla fine andiamo a curarci i Pokémon. Poi siccome non ho voglia di affrontare questi due pirletta, io gli giro attorno. Ah, va che bravi che siamo. Ah, andiamo ad affrontare Pedro, visto? E ora arriviamo esattamente come volevo arrivare contro Cranidos, con Vincenzino che sarà addirittura al 15. Bravo, Vincenzino. Fulmisguardo per abbassarmi la difesa. Mino likey. Però c'hai anche una bella botta di culo, fattelo dire, eh. Se mi hitta ho perso. Ok. Fulmisguardo di nuovo perché è scemo. Bravissimo, Vincenzino, cazzo. Il brutto colpo quando era necessario. E non si perde due volte contro Pedro. Una ci sta per le meme. Due sarebbe stato davvero imbarazzante. Hai ricevuto i bolli? Che cazzo è per le fatture, la marca da bollo, eh? Curiamoci Pokémon e ripartiamo per andare verso nord. Io torno a Giubilopoli. Prossimo obiettivo, medaglia della palestra di Evopoli. 10 secondi al lancio, 9. Bah, chi ha tempo? Però almeno prendi la mira bene, cioè, frate. Accannato completamente. Non ho tempo per un conto alla rovescia. Uff! Ah, Guadalupe, un tempismo perfetto come sempre. Queste canaglie fanno dei discorsi assurdi, le loro parole non mi vanno giù. Insegnali le buone maniere, ti prego, altrimenti tiro fuori il ferro e le uccido. E poi è un casino perché mi dovrebbero arrestare per omicidio e non ho voglia di venire in carcere. Ci sono già stato in carcere. Non abbiamo altra scelta, per ora ci ritiriamo. Il Team Galassia sarà clemente questa volta. No, o sei Team Galassia o sei clemente. Non puoi continuare a switchare tra le due cose, eh. Guardando voi allenatori lottare fianco a fianco con i Pokémon, mi rendo conto di aver fatto bene ad affidarvi il Pokédex. Lo sapevi, Guadalupe? Il professore studia anche l'evoluzione dei Pokémon. Ma dai, no shit, Sherlock. Signori, il percorso 204, dove adesso abbiamo la possibilità di fare un'altra cattura. Vi ricordo che noi siamo in Nuzlocke, sto semplicemente limitando le mie catture a una per percorso. Il percorso 204 continua anche sopra, no? Che a sto punto quasi quasi vaffanculo. Tiro dritto e mi concentro a prenderlo sopra. Però magari se mi esce davvero un Pokémon che non ho e che voglio tenere, tipo Kricketot, riusciamo a... Eccolo. Ritiro tutto quello che stavo dicendo. Scusami, Kricketot. Non era mia intenzione. Preso Kricketot. E non sarà facile. Anzitutto, mi serve un soprannome per Kricketot. Bello Torquato. Bellissimo. Togliamo Sandro, dai. Fanculo alla Lakazam. Natura ardente, che gli aumenta l'attacco speciale e gli diminuisce la difesa speciale.
non penso sia una cosa positiva. O comunque è una sfiga con le nature. Manco una decente. Oh no, Raffaele piglia mosche. Aspetta, ora vedremo che è Raffaele più tosto e più fico. Hai capito, Raffaele? Hai ragione, Raffaele e più fico non possono stare nella stessa frase. Il Raffaele è meno sfigato, ok? Ti prego, ok, bravissimo, Ugo. Un cricket ottendato. Dimmi che non ne hai altri, altrimenti ci mettiamo 16 anni. E vai, sono io il Raffaele meno schifato. Meno schifato? Sì, anche meno schifato. Bene, posso tornare a non soffrire del caldo. Si è visto? Ed eccoci al giardino fiorito. Salve, posso avere un Pokémon? Ah, stai vivendo un'avventura insieme ai Pokémon? Sono sicura che te la ricorderai per sempre. Ma stronza, ho qui un Pokémon che fa proprio a casa tua, lo vuoi? Sì, grazie per il Giraci. Che però non utilizzerò. Comunque questo è il percorso 205, quindi nuovo percorso, nuova cattura da fare. Più, essendo che è venerdì, abbiamo il Drifloon da prendere come set encounter. E la cattura del percorso 205 sarà il Pokémon Acqua Buizel. Mio Dio, sono in difficoltà. Non so adesso se tenere lui in squadra o qualcun altro. Ah, yes, il Pokémon col verso più lungo è appena entrato nella nostra squadra. Basta discutere, sgancia quel miele. Fai come ti diciamo, quel miele sarà del Team Galassia. Bro, basta che vai alla PAM, prendi il miele sgrauso a 3 euro e sei contento. Easy. Perché devi rompere palle a quel povero uomo? Ehi, c'è qualcuno qui, che si fa? Non possiamo permettere che chi vada a chiedere aiuto. La soluzione è semplice. Facciamo in modo che tenga la bocca chiusa. E menatela invece che lottare con i Pokémon. Tiratele un'ammazzata sulla testa, una sulle ginocchia, così non scappa, si rintontisce. E poi siete a posto. Quindi adesso io direi di fare una cosuccia. Mo, se spalmo del miele su questo albero, domani è possibile trovare il Munchlax? Che nel caso lo spalmiamo e domani torniamo. Come? No, hai la chiave. Non è servito a nulla a chiudere la porta. Alla fine sono io che ci rimetto qui. Non ho nemmeno il tempo per autocommiserare. Mi devo avvisare il comandante. Vai, vai, avvisa Marte. Sapete che forse mi apre il culo? Togliamo il forse. È altamente probabile che mi apra il culo con Glamiao. Con Purugli, pardon, non Glamiao. Ah, ma c'era il 16. Me lo ricordavo più alto il livello. Lo ricordavo il 19-20. Non chiedimi perché. No, se è il 16, allora easy. Cioè, dovremmo farcela. Ok, potevo farlo un crescita. Ma vaffanculo. Mo lo faccio. Lo reggo. Un altro graffio suo. E ne dovrei leggere anche un altro. Con uno di vita. Ittami il foglie lama. Porca puttana. E ciao Purugli. È stato bello. In realtà no. È stata una sofferenza immane. Vincenzino si sta evolvendo. Quanto è cazzuto Vincenzino. Che bellino. Che bellini. Ah yes. Si è evoluto in Grozle, che bello, fatto bene che sei. Comunque Drifblim, cioè Drifloon, non dovrebbe stare qua. Ah, forse non appare oggi, devo aspettare il prossimo venerdì. Signore, abbiamo Big Rodolfo Boy. E abbiamo doppio tipo acqua. E quindi Juicy diventa già nuovamente inutile, ora che ci penso. Ciao, io sono Demeter, tu invece ti chiami? Ok, Guadalupe, sono lieta di conoscerti. Senti, posso chiederti un grossissimo favore? Vorrei attraversare il bosco, ma ho paura di andare da sola. Ho sentito dire che c'è un gruppo di tipi loschi chiamato Team Galassia che si aggira da queste parti. Pensiamo meglio, posso venire con te? Fammi rispondere, avrei detto di no. Che palle. Moments later. Guarda, ecco l'uscita, sono così sollevata, ce l'abbiamo fatta. Non ci sarei mai riuscita da sola. Mille grazie, Guadalupe. Bella, zi. Ok, se quella è l'uscita, andiamo semplicemente a catturare un Pokémon qui al bosco Evopoli. Ma sai che non saresti un pessimo Pokémon, Misdravos? Oh mio Dio, il veleno! Muoviti, sennò perdo l'encounter per sta zona. Entrami subito. Ah, fanculo. E niente. Rip Misdravos. Ah beh, ha avuto sfiga. Non è entrato nella ball. Quindi niente encounter per il bosco Evopoli. Peccato, sarebbe stato un buon Pokémon. E nulla. Senti come cazzo è chill la musichetta di Evopoli, quanto è bella. Oh? Cinzia! Oh, quello è un Pokédex. Io mi chiamo Camilla. È vero che si chiama Camilla in italiano. Sono un'allenatrice come te. Più o meno. Un po' più forte, mi farei un culo grosso così alla Lega, ma tant'è. Ma quanto è cazzuto questo mischione di alga e palchia? Vacca boia, lo voglio.
datemi questo Pokémon. Lo avete disegnato una volta, perché non lo potete rendere anche animato, maledizione. Percorso 211. Cattura? Cattura il percorso 211. Dai, facciamola. Grazie, Geodude, ti ho già. Ecco, Ponyta potrebbe essere un'opzione più che valida. Lo so che potrebbero non esserci altri Pokémon fuoco avanti, ma non è questo il mio problema. Mentre abbiamo catturato il Ponyta, è che non so se lo voglio. Ma io non voglio togliere Ugo. Cinzia, torna in panchina. Io non intendo togliere Ugo. Il punto è che mo mi sento stupido ad avere tre Pokémon di prima gen e tre di quarta. Cioè, che cazzo vuol dire? Nella mia palestra nessuno lotta con le capolestra finché non state battute tutte le natrici nascoste. Ti aspetto all'interno in bocca al lupo, sfidante. Ciao, guardè. Possiamo fare del Big Sesp. Anzi, sapete una cosa? Ugo, startamela tu sta fight. Così dimostreremo a tutti quanti che si stanno sbagliando a dubitare di te e a cercare di cacciarti via ad ogni singola occasione possibile. Vieni qua, Gardenia. A noi due. Anche se il mio cappello si confonde con lo sfondo ormai. Quando ti ho visto per la prima volta, ero sicura che mi avresti raggiunto. E chiaramente così è stato. Sprizzi vittoria da tutti i poli. Ad ogni modo ci divertiremo. Coraggio, lottiamo. Ok, zia. Comunque io mi ero messo di lato apposta per parlare. Vabbè. Parte con Cherubi, che non dovrebbe essere affatto un problema per Ugo. Il Tartug è caduto e Ugo si sta gestendo la palestra completamente da solo. Alla faccia vostra e dei vostri dubbi. Non è ancora finita. In realtà sì. Ho altri due Pokémon super efficaci. Con Roserade che si beccherà anche uno stordiraggio. Fior Tempesta? Zero danno, proprio zero danno. L'unico tipo sensato attualmente è il tipo fuoco contro Roserade, perché Veleno Denti non gli fa un granché. Il volante, giustamente. Vai Ginevra, vediamo se riesce a combinarmi qualcosa. So che hai 7 livelli in meno rispetto a Roserade, ma non penso abbia mosse troppo efficaci su di te. Tu con nitrocarica puoi fare cose. Aia, l'acerboso può far male, eh. Vai Ginevra, crolegge. Vai di nitrocarica. Uff, boostami la velocità. Ma sapete che quasi quasi provo di nuovo ad attaccarlo? Magari ce la faccio anche, eh. Ok, soprattutto su una super pozione. Il giro successivo sicuramente ho abbastanza velocità per tirartelo giù. Paralizzante. Però questa cosa qua ovviamente mi rallenta abbastanza. Attaccherei per secondo, vero? Vai Torquato, chiudila tu. Ma muore Torquato. Porca troia. Uff, fa davvero danno sul peso. Ma magari c'ho la difesa di davvero un grissino sbriciolato, Comunque, ciao nel Roserade. È stato bello. L'ho detto e lo ripeto, sei forte sul serio. Grazie, TRL HD in chat. È stato difficile allenare i tuoi Pokémon per renderti così abili. Da questo si capisce quanto ami i tuoi Pokémon. Perciò sono orgoglioso di darti questa. La medaglia... Cespuglio? Bosco, cazzo, ce l'ho quasi. Si possono lucidare le medaglie? Ti prego, dimmi che si può. No. Forse dallo schermo, fammi vedere. Le medaglie mie scintillano come le stelle in ciel. Non vedono mai il Tartaro né Karietan. Madonna. Chip Skylarz. Sono io, sono il primo ad essere stato nei grandi sotterranei a scavare cunicoli. Puoi chiamarmi l'esperto dei sotterranei, mi chiamano tutti così. Sto facendo niente, si muove da solo il gioco. Vedi, qui sotto puoi scavare quello che ti pare. Ad esempio, puoi scavare in cerca di tesori o creare una base segreta. Dovresti parlare con le spalle sotterranee, se vuoi sapere di più, quanto ti sapete... Ok. Bella. Marco, è stato rapito dagli alieni. Ok. Era questa cosa qui in basso. Mi interessava giusto fare questo. Che non ho idea di cosa sia. È tutto uno scrigno grazioso. Lo scrigno comincia a brillare... Oh merda, sono tipo le casse di Clash Royale. Abbiamo preso qua Evopoli tutto quello che dovevamo prendere? Più o meno, I think. No, aspetta. Il veterano è andato alla sede del Team Galassia. Ah, cazzo, è vero. E questi qua sono i ruoli più tristi del Team Galassia. Quelli che stanno qua a fare il lavoro d'ufficio mentre gli altri vanno in giro a divertirsi, a combattere, a fare il brutto. Andando a cagare il cazzo alle persone e poi ci sono loro. Ma che cazzo di finestra triste c'hai, fra? È un oblò. Ed è l'unica finestra su tutto il piano. Ma zio, ma è disumano questo. Ti serve qualcosa? Scusi, io in realtà volevo chiedere le informazioni per andare in stazione. Poi per caso ce li ha 2 euro che dovrei andare a Udine col treno. Ah, se usi veleno gas, allora scialla. Sei proprio stupida comunque, fattelo dire. Cioè, potevi provare a tirarmelo giù con urlo rabbia, invece no, me lo hai avvelenato a per quale cagione? Visto che mo ci vai KO tu. Oh, scoppio. Stronza. Vabbè.
Abbiamo comunque vinto noi. Andiamo a prenderci la bici. Bici pog, bici pog, bici pog, bici pog, bici pog, bici pog. Muoio. The next day. Prima di andare nella pista biciclabile, io direi di tornare un attimo indietro a Giardin Fiorito. Perché a Giardin Fiorito noi possiamo catturare il Pokémon che apparirà all'albero di miele vicino alla casetta dell'omino del miele. Dato che lo abbiamo posizionato lì ieri sera verso le 9:30, 10, più o meno. Che vuoi tu? Oh wow, è una bicicletta. Guarda, perché la pista bicicletta. Ma lo so, non me ne frega niente di andare a Cuoripoli. Non posso! Bambino di merda, mo ti investo, cazzo. Prova a scendere dalla bici. Non credo che cambi qualcosa a scendere dalla bici. No, vedete. Sono costretto ad andare a Cuoripoli prima. Cagacazzi di un bambino di merda. Torneremo dopo a prendere l'albero col miele. Perché c'è un alberello da tagliare? Secondo me è un sottovudo. Ah no, c'è una curatore qua dietro. Cazzo, chi lo sapeva. Comunque, percorso 206, possiamo fare una cattura. Vediamo di chi si tratta. Pipo Pog Bronzor. No, Bronzor lo devo tenere. Oppure no. Allora, innanzitutto vediamo se effettivamente lo si riesce a catturare, perché non è detto. Però se lo tengo poi vado a ricreare paro paro la squadra che mi ero fatto per il gameplay su Platino. Saluto nell'USB. Avevo Bronzong, vero? Ma non ricordo allora quale fosse il sesto. Intanto l'abbiamo catturato il Bronzor. Ma non possiamo chiamare Fiore una campana. Ma allora, intanto mettiamolo ai box. Eventualmente lo ripigliamo su più avanti e vediamo cosa fare. Quale mano scegli? Destra. Ma certo, vuoi cerca sfide. Ci avrei scommesso. Tu sì che sai quali sono le cose importanti. Grazie, era proprio quello che volevo, sai. Ehi, Godlupe, ma hai anche un Pokécron? Certo che ce l'hai. Allora puoi avere anche questo. Te lo meriti proprio visto il tuo impegno. A cazzo proprio. Quindi potrei andare avanti effettivamente nel percorso 207, ma andiamo a vedere se per puro sbaglio ci è apparso un Munchlax a... al Giardin Fiorito vicino all'albero. Siccome Munchlax è un bastardo e spawna soltanto su un numero limitato di alberi in tutta quanta la mappa, e questo è uno di quelli, ci metterò una vita e mezza a trovarlo. Questo è quanto. Sì, è apparso un cascun. E vai, cazzo. Iporan. Vabbè. Brutto pezzo di merda il Munchlax. Abra sarebbe stato comodo. Lo sarebbe ancora. Ma no. Nah. Beh, ma figa, non mi sono neanche mosso. Ma che discorso è? Appena finita la battaglia. Faccio 2 centimetri e arriva uno Shinx a cagare il cazzo. Ma tiragli un calcio, figa. Geodude, tiragli un pugno. Lo so che non è parte del tuo moveset, ma prendi la mira e tiragli un cazzotto sotto il mento, così gli si sconnette il cervello e sviene. Oh! Annullo. Blocca, blocca l'evoluzione di Zubat. Bloccala! Grazie. Per quale motivo non ho fatto evolvere Ugo? Perché ho bisogno che impari una mossa di tipo volante. La prima è Aerasoio. Da Zubat la impara al 20. 25. Da Golbat la impara al 27. E non ho voglia di aspettare fino al 27, quindi si fa così. Fammi vedere questa evoluzione. Ma ste schermate nere. Oh! Teresa si sta evolvendo? E vai, sta passando da Tearless del 2015, tutto magrolino alle superiori, a... oh! Tearless del 2021! Un hacking chonker. Che è? Sei tu il nerd che mi crea il fossile, vero? Hai un fossile per me? Sì. Dai. Ma vaffaculo, show, ma stronzo, ma mi ha cacciato fuori. Ma con che cattiveria poi. Una mancanza di rispetto più totale nei confronti della povera Guadalupe. Anzi, del pover Guadalupe. Però ce ne hai messo. Faccia di merda, mi lasciavi qua. Io lo prendo a schiaffi questo. Ora vado al Pokémarket e compro una Glock, figa. Oh no, c'è proprio lui, Ciro! Senza naso, è Voldemort. Ma che cazzo gli è successo? Secondo una teoria, dal Monte Corona ebbe l'origine alla regione di Sinnoh. Così, ma... chi cazzo glielo ha chiesto? In un mondo primordiale, un mondo in cui solo il tempo scorreva e lo spazio si ampliava, non esistevano conflitti. Ma che ne è stato di quel mondo? A causa della debolezza e dell'incompiutezza dell'animo umano... il mondo è caduto in rovina. Trovo che la realtà sia davvero deplorevole. TRL cringe. Sapete cos'è questo? È come quando sei in giro per la città e il matto della città, il matto del paese, ti ferma per strada per parlarti. È stata la stessa cazzo di conversazione. Vabbè, torniamo indietro.
Andiamo qua giù a Mineropoli. Andiamo a rompere le balle a Simo, che magari riusciamo a fare sto scambio. Buonasera. Ciao Simo, buonasera. Ciao. Attualmente ho un Graveler che vorrei far evolvere in Golem. Okay. Quindi mi chiedevo se potessi darmi una mano, semplicemente scambiandolo e riscambiandolo. Certo. Se anche tu hai dei Pokémon da scambiare e riscambiare, facciamolo subito, così poi non ci si pensa più. No, in realtà al momento no. La password è 1234567 8. Perché gliel'hai detto? Scusa Simone. Pensa quanto piena sarà quella. O 1111111111. Quella sarà anche pienissima. O 8 volte 8. Cazzo, quanti Stepney. un gruppo di mates, ma sono tutti Stepney. Merda. Cazzo, è vero che adesso è uscito il video tipo la fine dei mates, perché poi i mates saranno 4 cloni di Stepney. Io ho un problema. Dimmi. Non ho... Non hai l'online della Switch? Vabbè, tranquillo. Troverò qualcun altro a cui rompere le balle per farmelo scambiare. Cioè, quindi per scambiare i Pokémon devo per forza shopparmi l'online. Sì. F, mi spiace. Vai tranquillo. Buon proseguimento. Ciao a tutti. Ciao. Disconnected. Top scam, raga, cazzo. Primo encounter del percorso 208. Machoppe. Figa, ma c'è qualche altro Pokémon oltre a questi qua? Ah sì, abbiamo detto prima. C'è Psyduck e c'è Badiou. No, neanche Badiou. Quindi immagino che qua io possa prendere tanto Psyduck. A sto punto. E Meditite. Meditite, sapete, non mi dispiacerebbe Meditite, eh. Eccolo qua. Quasi quasi Meditite lo catturo. Se riesco, ovviamente. Lo catturo e lo metto in campo, o meglio, in squadra al posto di Ginevra. 2-3. Preso. Nuovo membro della squadra, a cui ovviamente dovremo assegnare un nome. Cosa vuoi fare con Carlo? Aggiungilo alla squadra. Togli Ginevra. Va bene, grazie mille. E salve, benvenuti a Cuoripoli, dove qualcuno caga il cazzo appena arrivati. Un Baneri. Meme, intascatelo, che poi diventa Lopanni. E quando diventa Lopanni, posso venire a competere? Tu sì. Devo davvero guardarmi tutta quanta la scena di loro due che camminano? È stata più veloce del previsto. Fermi che forse riusciamo a scambiare il nostro Graveler con Dani, eh? Ehi! Ciao Dani! Comunque ho visto una cosa bellissima. Anche tu stai dando i nomi di merda ai tuoi Pokémon. Ho visto che hai chiamato starter Franco. Hai chiesto a Poketonks un Markrow di nome Enzo. Enzo. Attualmente ho Ugo, Vincenzino, Teresa, ottimo. Rodolfo, Torquato e Carlo. Allora dobbiamo parlare qua, perché sennò rischiamo di fare doppio nome. No, allora vabbè, ci sta. Ti dico subito che io ho già detto in un episodio che mi prenoto il nome Pasqualone. Ok, tranquillo, Pasqualone non lo prendiamo allora. Aspetta, però io non c'ho Pokémon da darti. Vabbè, tanto dopo ce lo dobbiamo riscambiare indietro. Ah, c'hai ragionissimo. Quindi anche se me ne dai un altro a casaccio, chi se ne frega. Vai, prenditi Luxios. Ragazzi, date il benvenuto al mio nuovo membro del team per la serie di Perla, questo Golem. No, frate. E sarà con noi per tutta la serie. L'ho appena catturato selvatico. Un po' strano, si deve essere buggato il gioco. Dai, vabbè, ma non ci arrabbiamo durante il weekend. Dani, ormai è tardi. Sono arrabbiato già da giovedì. Ma giovedì neanche fa parte del weekend. Appunto, sono già arrabbiato da prima che arrivassi. Bene, Tiar, io adesso vado perché mi devo preparare. Mi devo andare a preparare per. Tranquillo. No, ho capito cosa devi fare. A infliggere cosa? A infliggermi. No, niente. Ciao, ciao, patato, grazie mille. Ciao, ragazzi. Buona serata, bello. Ragazzi, ciao. E vai, Ugo è salito di livello. Vuole imparare ai rasoi. Yes. Ugo si sta evolvendo. Dai, finalmente. Questa volta per davveramente. Che tripla animazione. È che con entrambi che si muovono tanto lo vedi. Prima no. E Ugo è diventato Gorubat. E chissà quanto ci metterà a diventare Crobat. Oh! Ugo! Sta raggiungendo il suo stadio finale. Ugo is all grown up now. He's a fucking Crobat! Ve lo dicevo che non ci avrebbe messo molto, perché l'ho usato tanto. Ciao, ne coppietta di merda! Andate ad appartarvi in un motel invece che in un cimitero. Cazzo, ci pensate, perché sta coppietta in un cimitero?
Mi fa piacere la tua vita. Ecco, tieni questa MT 96, che è forza, mi sa, a sto punto. Vero? Sì. E quindi dalla prossima palestra poi potremo usare anche forza. Hai rasoio giusto perché colpisce entrambi. Ugo, sbarazzatene tu. Grazie, Ugo, molto gentile. Madonna, che uomo, cazzo. Ugo MVP. E voi che ne parlavate male, eh? Comunque, percorso 210, nuova cattura da fare. Rullo di tamburi. Indovinate quale Pokémon non verrà utilizzato? È una signorina. Beh, sappiamo tutti quanti come chiamarla. No, no, questa è Pasqualona. Esatto, è anche un uovo. Su, 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 super Pasqualona. Ah, la faccia tua, Tlarz.